Calabrese, insomma, oggi ci sono i lavoratori dell'Alitalia che vengono a protestare per il loro posto di lavoro, ma qui c'è in ballo non solo il posto di lavoro, c'è in ballo una situazione strategica per tutta la città metropolitana, cioè un aeroporto in crisi. Un aeroporto in crisi da anni, tantissime chiacchiere e si continua a portare avanti azioni che non portano poi risultati dovuti, risultati sperati. C'è bisogno di riavviare un serio confronto per dare soluzioni e risposte ai lavoratori dell'Alitalia e soprattutto a questo aeroporto, che oggi viene mal utilizzato, si parla di tanti investimenti, però al momento non c'è nulla di concreto. Ecco, come percepisce la cittadina di Locri, di cui lei è sindaco, questa mancanza di comunicazione? Ma noi sentiamo in modo negativo. Oggi sta diventando centrale anche per noi l'aeroporto di Lamezia. Secondo me, con i necessari correttivi e i giusti investimenti, si potrebbe utilizzare l'aeroporto di Reggio, dovrebbe essere l'aeroporto di riferimento anche per il territorio della Locride. Ma non è che si sente un po' la concorrenza fra Lamezia e Reggio? Cioè, nel senso che si sottrarrebbe. L'aeroporto di Reggio è stato trascurato negli anni, probabilmente volutamente per delle scelte che è nato prima, oltretutto. Delle scelte politiche, storicamente è nato prima. Scelte politiche sbagliate, e poi dovrebbe essere l'aeroporto metropolitano, quindi riferimento anche di parte del messinese. E andrebbero riviste tante cose. Ci vuole impegno, ci vuole serietà, e farlo oggi è facile perché a parole possiamo dire tutto, bisogna farlo veramente con impegno e serietà, e soprattutto bisogna mettere al posto giusto le persone giuste, e cosa che fino ad oggi non abbiamo visto, perché i risultati purtroppo sono veramente davanti agli occhi di tutti. Come parliamo dell'aeroporto, potremmo parlare della sanità, potremmo parlare di qualsiasi settore, e la Calabria va rivoltata sotto sopra. Ecco, lei ha una grande possibilità, è candidato al Consiglio regionale con Fratelli d'Italia, ha già dimostrato politicamente negli anni, il suo curriculum parla chiaro, quello che riesce a fare, che sa fare, la concretezza, e adesso qualora dovesse essere eletto, lei ha già parlato che la Calabria ha bisogno, però insomma... A differenza di molti altri che promettono tante cose, io prometto impegno, serietà, e di me parla la mia storia, quello che ho fatto nella mia città, nella Locride, nelle mie battaglie. Però quello che ha fatto va bene, però ha tante altre energie da spendere per fare. Assolutamente sì, il desiderio di continuare a portare avanti un progetto di riscatto per tutta la provincia di Reggio Calabria, un progetto di crescita, un sogno, quello di dare la possibilità ai tanti giovani di restare a vivere nel posto dove sono stati cresciuti. Ecco, ritengo che la politica debba fare sinergia su questo, lavorare tutti quanti insieme. Sinergia, ecco, a quei lavoratori che sono dietro le sue spalle, cosa diciamo? Diciamo che la politica deve impegnarsi, e quello che farà la politica indipendentemente dalla mia elezione, e noi saremo, io ho detto, sarò la spina nel fianco delle forze alleate, in quanto insisterò affinché vengano seriamente affrontate tutte le problematiche di questo territorio, partendo da quella che è la partenza di oggi, una partenza che conoscevamo, che si porta avanti da tanto tempo e oggi è sfociata in questa pacifica forma di protesta. I lavoratori si sentono abbandonati, i cittadini si sentono abbandonati, non per niente siamo davanti ad un forte astensionismo che purtroppo caratterizza anche queste elezioni, perché c'è stanchezza da parte della gente, c'è sfiducia nella politica. Grazie e in bocca al lupo. Per il lupo.